Ciao a tutti, come vi avevo promesso su Facebook, sono andata in spedizione Essence e ho trovato qualcosa. Vi dico già, ho chiesto la commessa e mi hanno detto che non avevano messo fuori tutto perché altre cose nuove, insomma, dovevano arrivare o dovevano sistemare lo stand, quindi si troveranno la prossima settimana. Se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, che non lo so, vi piace, ma non volete comprarlo, volete sapere prima un parere esterno o comunque insomma volete magari vedere gli swatch, il finish, la scrivenza, qualsiasi cosa, lasciatemi un commento qui sotto, che sia il contour kit, che siano palette, che siano mascara, che siano altri colori di cose che ho già preso. Aspetto i vostri commenti perché così mi faccio la lista. Fondotinta, insomma, la qualsiasi, mi faccio la lista e poi li prendo e ve li mostro e li provo per voi. Quindi, insomma, aspetto proprio tutti i vostri suggerimenti, le vostre curiosità, eccetera, eccetera. Non tanto smalti perché sapete che, insomma, io non ne uso tanti, quindi, magari cose, proprio trucchi, ecco. Inizio mostrandovi quello che ho trovato e acquistato. Sono le cose che più mi interessavano, che più magari mi hanno colpito, che penso di usare di più. Parto. Allora, ho preso uno dei liquid lipstick. Questo ero un po' incerta se acquistarlo o no, però avevo scritto su Facebook la stessa cosa, quindi se c'è qualcosa che vi interessa ditemelo. E una ragazza mi aveva proprio scritto i nuovi rossetti liquidi, quindi io ho deciso di prendere la tonalità numero 04 Show Off. Eccolo qua, sono 4 ml, la confezione è molto 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 carina, ha diciamo l'interno a forma di stick di rossetto e il colore del tappo e della ghiera all'inizio, si chiama ghiera, credo di sì, è lo stesso del prodotto contenuto dentro. Non c'è scritto Essence da nessuna parte, solo sul tappo e basta, c'è solo questo adesivo che indica il colore che io sposto dal tappo e lo applico qua giù perché so che poi lì si rovina e non mi ricorderò mai più il colore. L'applicatore è molto carino, molto particolare, fatto diciamo a goccia e più piatto in alto. E insomma, direi che come colore è abbastanza, abbastanza pigmentato, è molto carino. Non saprei neanche descrivervi che colore è, diciamo un fucsia coralloso, diciamo così. Ecco, poi ho preso uno dei nuovi correttori Pure Nude Concealer, il numero 20 Pure Sand. All'inizio volevo prenderli tutti e tre, poi ho deciso di prenderne uno perché, insomma, se non sono validi non è il caso di prenderne tre. E questo qui è fatto a penna, come vedete, la parte sotto si gira per far uscire il prodotto e se girate il contrario rientra, per fortuna. E è proprio una matitona gigante, ci sono tre tonalità disponibili, io le ho swatchate, non si differenziano più di tanto l'una dall'altra. E qui c'è scritto: correttore in crema dalla texture delicata per una facile applicazione. Il prodotto si sfuma facilmente e rende l'incarnato uniforme. Copre perfettamente occhiaie e imperfezioni cutanee. Vi faccio vedere anche di questo lo swatch, che è questo. È comunque un correttore abbastanza chiaro. E vi faccio vedere anche come si sfuma. Ecco qua. Poi ho preso uno dei due matte touch blush. Prima volevo prendere quello color pesca, però poi ho detto di aranciati ne ho, magari lo prendo più avanti. Prendo il numero 20 Berry Me Up, molto carino, e lo sto indossando. Ed è questo qui. Come vedete, c'è la scritta matta anche sulla cialda, che al prossimo utilizzo se ne andrà. Sì, è un blush matte carino, soliti blush Essence, quindi non cambia più di tanto il pack.
e anche di questo vi faccio vedere lo swatch. È molto soffice, diciamo, al tatto, molto bello, e direi che è anche un bel colore, è quello sopra il correttore. Poi ho acquistato la matita trasparente per sopracciglia, quindi la matita modellante per sopracciglia. Qui c'è scritto matita per sopracciglia trasparente dalla delicata texture in cera per modellare e fissare le sopracciglia. Indosso anche questa e poi sopra ho applicato uno degli ombretti della, scusate, uno degli ombretti della palette How to Make Brows Wow, che trovate anche quella negli stand. Che dire? Allora, bisogna fare un po' attenzione perché tende un po' a formare ciuffetti, a dividere le sopracciglia, però appunto permette veramente di modellarle e poi applicarci sopra un ombretto, ovviamente con delicatezza perché altrimenti si fanno i grumi. E sì, ci sono delle zone più scure, più chiare, e quindi fissare tutto insieme. Trovo che sia un prodotto anche veloce per sistemare le sopracciglia. Come vedete sul tappino c'è anche lo scovolino per pettinarle. È una matita trasparente, quindi non vi faccio vedere nessun colore perché non c'è. Poi ho preso il concealer brush, lo pulisco un po' perché l'ho usato. Ok, di questi qua, quindi con la grafica nuova, diciamo, molto molto carina, è contenuto in questo astuccino che però io butto sempre perché non li riuso. È molto bello, secondo me ottimo anche per applicare l'ombretto. E con questo, insomma, andate a sfumare il correttore. Dipende poi voi come vi trovate meglio. Io preferisco sempre poi fare un passaggio anche con la Beauty Blender perché sfuma bene tutto. Comunque, questo è il concealer brush. E poi per ultime, e anche sono anche quelle che mi hanno incuriosito di più, le nuove matite labbra long lasting. Io ne ho prese due. La numero 05 Lovely Frappuccino, che è quella che indosso e mi piace da impazzire. Sono matite automatiche con il pack dello stesso colore della Mina e sono molto molto carine, molto morbide nell'applicazione e decisamente pigmentate. Si gira sotto e anche questa poi, se si gira dall'altra parte, rientra. Vi faccio vedere il colore della 5. È importante che la mina sia morbida, almeno per me, perché così cioè, fa meno fatica a spezzarsi, ecco, ed è una cosa veramente ottima. E poi ho preso la numero 06 e Girl's Dream, che è questa sul fucsia, che io ho provato ad abbinare a questo e non è male. Ed è questa qui. Devo dire che la 5 mi piace di più, però nemmeno la 6 è male. E questo in mente di prenderne altre perché ci sono colori veramente carini, costano poco e sono veramente veramente interessanti. Quindi sì, queste matite mi piacciono assai assai. E basta, questi sono tutti i prodotti che ho acquistato. Appunto non era arrivato tutto, quindi non ho avuto la possibilità di vedere anche gli altri nuovi prodotti, ma arriveranno, quindi aspetto, come ho già detto, i vostri commenti qui sotto. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, vi abbraccio e vi aspetto presto. Ciao!